La Camera respinge. Passiamo all'8.11 Colletti. Parere contrario, Commissione Governo, favorevole del relatore di minoranza. Aperta la votazione. Bolognesi. Greco. È chiusa la Sandra Savino. Sandra Savino. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'8.12 Colletti. Parere contrario, Commissione Governo, favorevole del relatore di minoranza. Che facciamo? Non lo so, uno telefona, uno parla. Cozzolito. Dichiaro voto favorevole. Ok, onorevole Colletti. Ora, il comma 3 insieme al comma 4 è uno dei più problematici, perché non tiene conto purtroppo della realtà dei tribunali. Ora, si mette un termine perentorio di chiusura di questo procedimento di 6 mesi. Essendo perentorio, teoricamente tutti gli atti successivi soffrono di una cosiddetta nullità insanabile. Peccato che però in realtà questi procedimenti prima di 8 mesi, un anno, non si chiudono, soprattutto in base alle novelle fatte quest'oggi. Perché? Perché il paziente cita la struttura, l'udienza avviene non prima di 2 mesi perché si deve dare il tempo alla struttura di leggersi la citazione, c'è l'obbligo di citare le assicurazioni e i medici e gli infermieri in base al comma 4, quindi ci sarà la chiamata del terzo, avverrà dopo 2 mesi, saranno passati 4 mesi. Alla successiva udienza si darà un rinvio per il giuramento del CTU. Saranno passati 6 mesi e praticamente non è venuto neanche il consulente tecnico d'ufficio in udienza a giurare. Neanche. Che senso ha Deve scrivere una cosa del concludere. genere? Facciamo come la media conciliazione e togliamo il termine perentorio. Grazie, onorevole Colletti. Se non ci sono altri iscritti, onorevole Bonafede, a titolo personale, prego. Grazie Presidente. Effettivamente la norma sembra davvero inutile e rischia di diventare un peso ulteriore rispetto alle lungaggini esistenti del processo. Da questo punto di vista voglio dire chiaramente che per velocizzare il processo bisognerebbe semplicemente investire nella giustizia e muoversi all'interno delle regole che già ci sono con alcuni accorgimenti. Ogni volta che si fa un rito nuovo o una specie di rito nuovo, si va incontro ad anni ed anni di giurisprudenza che interpreteranno quelle norme che disciplinano il processo. Tra l'altro, in questo caso davvero si crea una struttura per perdere sostanzialmente da 6 mesi a un anno.